Signori della mia sorte, queste scuse, signorina Fausta. Sì, ma non è nessun problema. No, no, nessun problema. No, che manca, poi sono marito. Quando ero giovane dicevano... Ma perché c'è un po' di confusione. Ecco, la vedo un po' confusa. Dicevano che era un tenore seconde. Ho fatto sempre il barito. Che ci si trova nel personaggio come il suo? Ah, che ci si trova? Intanto trovo me stesso, perché secondo me Bartolo l'età è quella. E pur avendo, non c'è la mia compagna qui in vista, e ogni tanto questi vecchietti si innamorano di giovanette. E quindi ma non me lo dica. E succede che da una passione così poi diventa una malattia. Anche lui più. Sarà esatto. Più. Che adesso poi si trasforma nella vita, vedo molte patanti. E quindi... Una cosa è detto fra noi. Adesso si cerca di arrivare a 120 anni. Sì. Che dico? No, 120 non ce la facciamo. Un sacco di spese. Però quando ci avremo 120 anni, sì. Sicuramente è... Barbiere di Siviglia, sicuramente, cioè, questa è una musica, pensavo prima mentre parlavamo alla conferenza stampa, l'attualità della musica di Rossini, la storia è una storia che la troviamo nella vita, ma la musica è modernissima, infatti i ragazzi, quindi quando facciamo gli spettacoli per le scuole, per le giovani, si entusiasmano perché non conoscono, non sanno che c'è in questo repertorio, visto com'è, lo Straserio, no? Quello diciamo di noi vecchi, invece è una musica modernissima. Così. Allora io posso dirlo da qui anche per i telespettatori, certamente. E io me la tengo, naturalmente deve rimanere a un certo livello, certo. Se suca il collo poi sono problemi. Non si sa. Tanto bene. Presto, grazie. Grazie a lei.